come sta andando questa preparazione? Sì, buonasera a tutti. Sta andando bene, quindi come dici tu ormai siamo in prossimità della stagione, le ultime rifiniture prima di partire con le prime gare, quindi vediamo come va. Com'è stato il passaggio dallo ski roll alla neve? Beh, è sempre piacevole perché comunque ci alleniamo tutta l'estate con lo ski roll, e tornare sugli sci stretti, sulla neve, è sempre piacevole, sempre bello, cerchi di nuovo quel feeling che poi devi avere tutto l'inverno. Quest'anno ci saranno anche i mondiali, che clima vedi all'interno della squadra? Vabbè, il mondiale è una tappa che è importante, nella squadra va tutto bene, quindi il clima è favorevole per allenarsi bene, per stare bene in gruppo, quindi siamo positivi. Qual è il tuo obiettivo in questa stagione? L'obiettivo è sempre di andare forte, di chiudere il cerchio, quindi si cercherà di essere precisi al poligono e forte sugli sci, quindi poi il risultato arriva di conseguenza. A proposito di poligono, mi dicevi che a Livigno l'hanno fatto per te, ti stanno mettendo un poligono. Mi stanno viziando, no, a Livigno c'è questo progetto di costruire un nuovo poligono e a breve inizieranno i lavori, quindi un'opportunità in più per allenarsi a casa. Sulle nevi di Livigno ad alta quota con un poligono nuovo, quindi proprio il massimo. Quanto sei legata alla tua terra? Beh, come giusto che sia, sono legatissimo, quindi già viaggio tanto, sono parecchio in giro, e quando torni a casa e la tua casa è Livigno è sempre bello. Grazie mille. Grazie a voi.